Custom Green. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al canale del Italian Guy, speciale 500 iscritti. Ho fatto stampare la maglietta e sono in versione bionda, come ero quando ho creato i primi video sul canale. Sono decisamente più leggeri rispetto a quelli tradizionali, molto meno zucchero. Caffè. Questo li batte tutti. E sono chetogenici. Ma senza dilungarmi in troppe chiacchiere, vi faccio vedere la ricetta della pasta frolla che ho utilizzato e le varie creme che ho fatto per riempirli. Seguitemi. Per preparare la nostra pasta frolla chetogenica, senza glutine, basso numero di carboidrati, 150 g di farina di mandorle, l'immancabile farina di mandorle nella chetogenica, 60 g di burro a temperatura ambiente, tagliato a cubetti, mi raccomando a temperatura ambiente, capirete dopo perché ve lo dico, 30 g di... un uovo, prima l'uovo. Un uovo medio a temperatura ambiente e adesso c'è il dolcificante, 30 g di dolcificante, io ho usato la stevia in questo caso. Ora l'ingrediente magico, la gomma di xantano, un cucchiaino abbondante. Ho messo anche un po' una scorza di limone nella grattugiata, nell'impasto, e ora andiamo di polso, formiamo il panetto e lo lasciamo riposare nel frigorifero per una trentina di minuti. Eccolo qua, vedete com'è elastico con la gomma di xantano. E qui invece adesso ci sono i tre panetti che ho preparato, quello al caffè e quello normale senza niente. Ora li ho stesi e ci accingiamo a formare i biscotti. Ok, potete vedere lì quelle chiazze e il burro che non si è completamente amalgamato perché non era a temperatura ambiente, come vi dicevo all'inizio del video. L'ho messo fuori ma non è stato abbastanza, comunque adesso lo sapete. Vi faccio vedere come ho realizzato la crema al limone, è un precedente video. La sola cosa che ho fatto è aggiungere un succo di un limone piccolo o mezzo di un limone, mezzo limone medio, ed è veramente buona. Questa invece è la crema al caffè, vi faccio vedere ecco come l'ho preparata velocemente in sovraimpressione, e poi la crema al cocco. La crema al cocco, ho utilizzato un latte che vendono qui a Londra nelle lattine, aveva il 54,3% di cocco all'interno e ci ho messo un cucchiaino di gomma di xantano mentre frullavo con un cucchiaino di dolcificante per farlo addensare. Però non sono venuti molto bene, in fase di cottura il cocco si è completamente dissolto, quindi vi consiglierei di non realizzarla. Io ho fatto il video, se volete provare fatemi sapere, ma nel mio caso si è sciolto completamente. Ecco, io ho utilizzato la tecnica del sovrapporre le due parte della sfoglia e poi bucare completamente con questo tappo, è il tappo della schiuma da barba. E quindi così ho fatto prima. Alcuni preferiscono creare i singoli dischetti, poi sovrapporli e poi con le mani chiudere i bordi. In questo caso i bordi risultano già quasi chiusi con la pressione del tappo. Come vi farò vedere di qui a poco, diciamo è del lavoro risparmiato, fate prima. Ovviamente poi c'è dello scarto, però quello c'è comunque, la potete stendere di nuovo la sfoglia e rifare l'operazione. Ecco, qui vi faccio vedere come brevemente ho dovuto semplicemente smussare i bordi, per così dire, perché risultavano già chiusi
quando ho tolto la sfoglia. Quindi è una tecnica per velocizzare la lavorazione dei biscotti. Voi sentitevi liberi se preferite formare i singoli dischetti e poi sovrapporli. Io ho preferito fare così perché è più veloce. Vedete, come potete vedere, sono già chiusi le due estremità. E adesso in forno, i famosi 180 gradi, 20-25 minuti, forno ventilato. Teneteli d'occhio perché ogni forno è a sé. Eccoci qua. Dunque, vi ho dato la ricetta per fare la pasta frolla. E, quella neutrale, quella base, c'è bisogno solo di aggiungere le bucce di limone grattugiato o la baccello di vaniglia per dare un aroma particolare. E, per invece, se la volete fare al cacao, basta aggiungere il cacao in polvere, amaro, 25 grammi. Ogni 150 grammi di farina, poi un grammo più, grammo meno, se vi piace più carica di cioccolato, meno, oppure un cucchiaio di caffè solubile, se volete la versione al caffè, e quindi non mettete il limone grattugiato, o se volete, io preferisco evitare quando insomma faccio la versione al cacao o al caffè. E la gomma di xantano, eccola qua. È necessaria? In questa ricetta sì, perché ho dovuto sovrapporre le due sfoglie in modo che i biscotti poi dopo le due sfoglie rimanessero saldate. E la gomma di xantano ha questa capacità negli impasti senza glutine, li rende elastici come quelli col glutine. E quindi è veramente per questa ricetta serve. Se invece dovete fare una crostata oppure dei semplici biscotti in cui non dovete sovrapporre niente, allora non ce la mettete. In questo caso serve. Ok, che altro dirvi? Con questo video insomma mi metto un po' in pausa per quanto riguarda le ricette dolci. Devo dare il via a una serie di ricette salate, come promesso nel video del sondaggio. E niente, quindi vedrete più ricette salate per un po'. Poi ovviamente tornerò a fare impasti dolci. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, aiutatemi a crescere, sono a quota 500, ora il prossimo step è 1000. Condividete il video con i vostri amici sui social, Twitter, Instagram, quello che volete. Aiutatemi a crescere e fatemi sapere nei commenti se la ricetta vi è piaciuta, se avete domande e quale ricetta salata volete che io realizzassi per voi. Un saluto a tutti! E dal vostro Italian Guy. Ciao.